è uno degli eventi fieristici fiore all'occhiello del nostro paese. È il Salone dell'Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, che alla sua 16ª edizione si svolge a Ferrara dal 25 al 28 marzo 2009. Organizzato dalla società Acropoli insieme a Ferrara Fiere, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con l'IBC dell'Emilia Romagna, il Salone dell'Arte del Restauro non conosce crisi. Su 16.000 metri quadrati sono presenti 278 espositori con 40 convegni internazionali, 110 incontri tecnici e 12 mostre evento. A Ferrara, ormai capitale del restauro a livello mondiale, nei giorni del Salone sono presenti delegazioni da Arabia Saudita, Brasile, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Israele, Libano, Polonia, Romania, Russia, Siria, Turchia e Ungheria. Ampio lo spettro di cui si occupano oggi i restauratori, dall'arte moderna come le celebri tele di Burri ai tessuti, dal restauro in architettura ai recuperi archeologici, fino alla protezione dell'ambiente e del paesaggio. A Ferrara, sempre dal 25 al 28 marzo, si discute anche della fragilità delle caviglie del David di Michelangelo e del recente restauro della Madonna del Cardellino di Raffaello. E ancora si vede il recupero di antiche marionette burattini ed il restauro del Teatro San Carlo di Napoli. Il Salone ogni anno si consolida e si consolida nel senso che dimostra sempre più quello che è la più importante, a mio avviso, risorsa del paese, quella ineludibile, quella che tutto il mondo ci riconosce. Il 60% del patrimonio culturale mondiale è in Italia. Questa è la fiera che lo rappresenta, è la fiera più importante, quindi non solo in Italia ma nel mondo, dove ogni anno tutti coloro che hanno a cuore il patrimonio culturale del passato, ma anche, come si diceva, anche del passato recente, purché di valore tutelato, ecco, si riconoscono a Ferrara e si incontrano a Ferrara. 16 edizioni testimoniano che la salute deve esserci, se no di questi tempi le manifestazioni calano o crollano, invece questo fatto che ci sia comunque grande vitalità, grandi espositori, grandi mostre, la garanzia di Amadori come organizzatore, che è sempre un must in questo settore, garantisce questo splendido connubio tra la città, una grande città d'arte, e una fiera che è in fondo una continuazione della città per quel che riguarda l'argomento e per la qualità dell'esposizione. Il restauro è la manifestazione più importante d'Italia del settore. E quest'anno abbiamo coinvolto tutto il territorio nazionale, tutti i nostri istituti, le direzioni regionali, le soprintendenze, le biblioteche e gli archivi. L'Italia può venire fuori dalla crisi anche soltanto con i beni culturali, perché noi trainiamo il turismo, trainiamo benessere, trainiamo quindi la cultura di tutto il mondo. Non ci eliminate, non continuate a tagliarci dei fondi, perché è importantissimo che la cultura, il restauro, il patrimonio in Italia continuino ad essere questo megafono forte in tutto il mondo. Noi ci confrontiamo con un degrado ambientale atmosferico molto alto. Il nostro patrimonio, proprio perché in Italia è un patrimonio diffuso, non è un patrimonio concentrato soltanto in alcuni punti, soffre di un degrado particolare. Le metodologie di restauro sono frutto di ricerca, ma le sostanze che vengono utilizzate sono spesso sostanze tossiche. Quindi all'interno della formazione deve rientrare anche il corretto uso di queste sostanze e soprattutto la messa a punto dei sistemi per fare in modo che queste sostanze poi non si traducano in un danno né per chi opera, né per il restauratore, né per l'ambiente, perché sono chiaramente rifiuti che possono avere un impatto negativo poi sull'ecosistema. Beh, naturalmente un appuntamento importante per la città, che in qualche modo lo vede come una possibile vetrina.
Però è un appuntamento non solo per i ferraresi, mi pare che sia ormai consolidato in ambito nazionale. Molti ce lo invidiano, molti hanno tentato di imitarlo, per fortuna senza riuscirci fino a questo momento. No, un'occasione importante per fare il quadro sulle attività di valorizzazione, di recupero, di restauro, di mantenimento di un grandissimo patrimonio che è quello del paese. È un patrimonio incommensurabile, non però sempre consolidato e guardato con la dovuta attenzione, anzi possiamo dire che è un patrimonio a rischio, quindi a maggior ragione, proprio in questi giorni tra l'altro, quindi a maggior ragione sono importanti le occasioni di discussione che il Salone del Restauro offre a tutti, sia agli operatori e agli esperti che anche ai cittadini.